questa strada è una strada nominata quindi dal comune che fa parte della nostra viabilità, e non è possibile che dei cittadini che pagano regolarmente i contributi, le tasse e tutto si vedano sprovvisti di qualunque aiuto. Allora, per carità, è vero che le dinamiche di intervento sono legate alla competenza sulla strada, però è anche vero che in casi di emergenza, e questi cittadini l'hanno fatto presente da anni, che la strada è versa in una condizione di totale abbandono e degrado, e bisogna intervenire. Poi dopo, successivamente, possiamo anche ridisegnare quelle che sono le competenze e la gestione della strada in quanto tale, ma nell'immediato era opportuno intervenire. Non è possibile che ci sono dei pensionati che con la loro pensione si tolgono parte di questa pensione per pagare camion di breccia, come è stato fatto, oppure i cittadini si mettono insieme per attivarsi e per sistemare la strada di loro pugno. Allora io dico, aiutiamoli, cerchiamo di trovare un punto d'incontro per sistemare oggi la strada e poi dopo programmare una manutenzione della strada stessa. È per questo che ho presentato un'interrogazione, per capire bene quelli che sono i punti di difficoltà dell'intervento della forza operativa del comune, in quanto la provincia non è più presente. E i frontisti, chiaramente un pezzo, uno è frontista in alto, a metà, uno in basso, per piccoli tratti, quindi era opportuno avere un'organizzazione a 360 gradi della macchina operativa del comune che facesse, diciamo, da raccordo tutti questi soggetti, e poi nel lungo periodo la manutenzione e la gestione fosse ripartita nel modo migliore. Quindi il comune non può sottrarsi da questo, ci sono cose importanti, sì, ma ci sono anche altre cose come queste che sono importanti, perché non può una persona non avere la libertà di uscire di casa. La casa deve essere sempre accessibile e sempre libera, nell'ingresso e nell'uscita. Dopodiché la gestione e l'organizzazione del mantenimento di questo servizio, possiamo trovare la condizione migliore per farlo, visti i cambiamenti anche amministrativi che ci sono stati, ad esempio della provincia. Però noi non possiamo assolutamente, come pubblica amministrazione e come comune di Pesaro, avere dei cittadini che sono nella nostra città, che pagano le tasse della nostra città, lasciarli in questo stato. Questo non è assolutamente possibile. Quindi io invito al sindaco, invito all'assessore competente e tutti i colleghi del Consiglio Comunale che, prima di pensare alle grandi opere, alle grandi cose, dobbiamo limitarci a queste piccole cose, perché in qualunque altra realtà d'Italia l'avrebbero già fatto e già sistemato.